Buonasera a tutti, sono Stella Boso di Trading Library, vi ringrazio molto per essere con noi in questo webinar. Vi chiedo la cortesia di indicarmi se sentite la mia voce, se funziona tutto, se vedete il monitor oppure se avete qualche problema, ma vedo che funziona tutto, grazie mille, grazie. Benissimo. Allora, io innanzitutto ringrazio voi che siete qui con noi questa sera. Ringrazio il dottor Tarantini perché ha preparato un bellissimo webinar. Io l'ho visto in anteprima per un pezzo, non tutto, ma l'ho visto ieri e ha fatto veramente un grande lavoro. Io devo fare i complimenti al dottor Tarantini per questo lavoro che sta facendo con noi sul sito strategieinopzioni.it. Perché dopo il suo libro noi siamo partiti studiando questo progetto didattico, mettendo insieme ta tanta passione, ma lavorando proprio passo passo su un percorso didattico che non è per niente facile. E tutti voi che fate le opzioni lo sapete benissimo. Sapete bene anche cosa costa la formazione in opzioni, perché è uno dei corsi più costosi. Trading Library è una casa editrice, in quanto casa editrice cerca autori, fa cultura finanziaria e la qualità dei suoi autori deve essere una qualità importante. Noi siamo la casa editrice che tra i nomi di d'oltreoceano, il Bollinger, il Larry Williams, solo per citarne qualcuno, ma il senso è Trading Library non ha mai fatto un percorso didattico in opzioni. Fatto webinar in collaborazione con altri operatori del settore, ma questo è un percorso didattico firmato anche Trading Library, quindi io ci tengo molto. Strategie in opzioni è un percorso che dura 6 mesi o un anno, è un percorso che vi dà il giornale di bordo, che è uno strumento che io pagherei per poter avere. E vi dà 2 webinar riservati al mese, vi dà il follow-up, vi dà il contatto con il relatore. Ecco, questa è una formazione di grandissimo valore. Io ci tengo a dirlo, a ribadirlo. Strategieinopzioni.it è un percorso didattico elevatissimo. Vuol dire che sono 6 mesi o 12 mesi di formazione sempre con il relatore accanto, perché questo sito vi fornisce tanto di quel materiale didattico, di quei contenuti editoriali, che sinceramente una giornata di formazione o una settimana di formazione non ha tutto questo materiale didattico. Ecco, questo ci tenevo a dirvelo con molta passione, perché io ho visto nascere questo percorso, l'ho visto nascere in redazione e so quanto lavoro c'è dietro questo sito. Il virtual game, ve lo spiegherà poi il dottor Tarantini perché siamo a un livello sopraffino, ma il senso di tutto questo è la semplicità, la chiarezza e finalmente il mondo delle opzioni, a mio parere, reso semplice. Quindi, questa è strategieinopzioni.it. Io ringrazio ancora il dottor Tarantini. Ringrazio Simone che ha realizzato questo sito e che continua ad aggiornarlo e a portare dentro strumenti innovativi nuovi, perché stiamo continuando per portare in questo sito ancora delle novità. E ringrazio tutti voi che siete con noi collegati questa sera. Cedo la parola naturalmente al dottor Tarantini per il webinar. Grazie mille. Beh, innanzitutto buonasera a tutti anche da parte mia e ringrazio per i complimenti e spero di continuare a meritarli. Benvenuti in questo spazio messo a disposizione appunto della Trading Library, dove mostreremo i risultati fin qui ottenuti con il metodo Long Strangle. E risultati frutto di operazioni comunicate tempestivamente sul sito strategieinopzioni.it, che ha visto la luce i primi di giugno, anche in questo caso decollato grazie su iniziativa della Trading Library. Faremo inoltre, come si può dire, un riassunto, una sorta di bignami del modus operandi di questo metodo,
che ha permesso di ottenere questi risultati, seppur parziali, ma decisamente brillanti. Sono entrato sul minimo e sono uscito sul massimo. È proprio quello che pensano tanti operatori, che sia possibile entrare sui minimi e uscire sui massimi, con continuità, in una sorta di bullismo finanziario. Evidentemente cercano nei trading soprattutto, che cosa? Non so, la loro dose di giornaliera di adrenalina, la loro dose di, come si chiamarla, gloria mediatica. Chiaramente non è così per tutti. E così quando qualche ciarlatano paventa loro quella possibilità con strategie miracolose, eccoli che abboccano come i mugini quando butti in mare un po' di pane. Ed io penso proprio questo, che i ciarlatani continuano a esistere perché c'è tanta domanda di ciarlatani, proprio come per certe sostanze, che diciamo che non si trovano proprio al supermercato. Io ritengo che c'è offerta solo perché c'è domanda. La maggior parte però credo che abbia un desiderio comune, quello di ottenere un buon ritorno dei propri investimenti, senza rischiare l'osso del collo, possibilmente con una bassa volatilità di portafoglio, quello che viene chiamato il drawdown, dedicando alla materia il minor tempo possibile. Tant'è che purtroppo molti delegano, senza dover conoscere tutto lo scibile finanziario, poi magari vengono rimbambiti da termini e concetti nuovi e spesso anche stravaganti, che di nuovo non hanno proprio nulla o quasi, e senza avere la necessità di un capitale enorme. E aggiungo io, perché là fuori c'è la vita, nonostante il Covid. Un'idea io l'ho avuta ed è stata tanto tempo fa, ed è stata quella di realizzare un metodo composto di pochissimi principi che realizzasse queste istanze, sfruttando le abitudini del DAX. A parer mio, credo che sia molto difficile individuare correttamente i vari trend del mercato, che ormai, cioè lo vediamo, no? Sono condizionati da troppe variabili. C'è il Covid, le banche centrali, le riunioni politiche, e queste variabili sono diventate talmente tante che io umilmente accetto di non essere in grado di comprenderle tutte a fondo. Avremmo le probabilità di indovinare pari a quelle del lancio di una moneta. L'atteggiamento degli operatori invece è sempre quello: dai 30 denari in poi è mosso dall'avidità, e questa è riscontrabile, questa ripetitività, nelle loro operazioni. Questo metodo, che si basa su un'attività prettamente non direzionale, perché come ho detto prima è difficile indovinare il trend, va a sfruttare le abitudini del DAX che questa matrice intercetta. Ma in particolare, per chi non l'ha ancora vista, cosa dice questa matrice? Ci indica le probabilità che ha il mercato di muoversi in una qualsiasi direzione di una determinata percentuale in un determinato orizzonte temporale. Ad esempio, in 250 sedute di borsa aperta, quindi un anno, un movimento del 15% ha la probabilità di essere realizzato in una direzione e o nell'altra del 90%. E questo praticamente è il mio personalissimo, non nuovo, ovetto di Colombo. Certo, occorre entrare in un nuovo paradigma statistico probabilistico e abbandonare certe, come chiamarle, certe credenze gurugheggianti. E questi sono i miei semplici principi fondanti, ed essendo pochissimi, cerchiamo di non dimenticarli. Entrare a mercato se la probabilità di successo è di almeno 80%. E la probabilità di successo me la comunica quella matrice vista prima. Non rischiare in un solo trade più del 30% circa del capitale dedicato a questo tipo di attività. Più tollerabile il 30% in un'operazione a lungo termine, meno tollerabile in un'operazione a breve termine.
Mai entrare, soprattutto infatti in rosso, con un rischio illimitato, a prescindere dall'utile che se ne può ricavare. Quindi mai, mai e mai naked. Mai una sola operazione naked. Non siamo infatti attratti dal sentir comune sulle opzioni, ovvero dalla vendita naked di opzioni, in particolar modo di put. La strada è lastricata di operatori, basta guardare un po' su qualche 3D, che con troppa faciloneria, disinvoltura, hanno messo in pratica questa strategia. E purtroppo non è esente fra i promotori di questa tecnica anche qualcuno appartenente alla schiera, invece, di chi dovrebbe formare ed informare correttamente il pensiero degli allievi, ovvero qualche docente universitario. Prima di pensare a quanto si può guadagnare, è importante pensare cosa si può perdere. Mi ricollego a quel quadratino con sfondo celeste, per dire: non è che accetto di perdere il 30% del capitale, ma devo investire non più del 30% del capitale in unica soluzione. Poi chiaramente devo limitare le perdite e certamente intervenire chiudendo, proteggendo quando questa raggiunge una certa soglia di sofferenza già prestabilita in origine. Ma oltre ai principi belli, bellissimi, nobili finché vogliamo, servono le strategie. Quante ne abbiamo usate? 50, 100, 2000? Qualcuno dice che ci sono 2000 strategie, io non so come arrivare a contarne più di 6, 5, 7, 8, qui parlano di migliaia. No, ne abbiamo usate solo 4, ma vanno usate bene, studiate bene e usate bene. Il long strangle, che è, rimarrà la nostra preferita. L'Iron Condor, il credit spread e il calendar. Chiaramente la nostra preferita è long strangle, ma se il mercato non ce ne offre l'occasione e rende appetibili una delle altre tre, non ci tiriamo certo indietro, ma mai naked. Dicono che per forza non si fa nemmeno l'aceto, e quindi long strangle, se non si può, non si fa, si aspetta. Tanto prima o poi il mercato ce ne rioffrirà l'occasione. Il mercato non chiude domani. Facciamo un po' di giochetto con le FAQ. Il tempo, quanto ne devo dedicare? Il giusto, quello che mi permette anche di non fare un'operazione o di non fare più operazioni senza cambiare il risultato finale. Se una volta sono impegnato, non è che ho perso il treno della vita. Devo fare il trader tutto il giorno? Assolutamente no. Fuori c'è la vita intera. E come ho detto prima, nonostante tutto, nonostante il Covid. E quanto capitale mi serve per provare ad applicare questo metodo? Ognuno al suo, ma non serve un patrimonio, come si suol dire. Ognuno dimensiona le operazioni secondo le sue esigenze. E quante operazioni devo fare al giorno? Al giorno? Alla settimana? Una? Due? A volte si apre, a volte si chiude e a volte si aspetta. È replicabile il metodo? Da chiunque, non serve essere ingegneri nucleari, a volte ci presentano le opzioni come un mondo per fenomeni. Io ritengo invece che studiato in modo semplice, applicato in modo semplice, sia alla portata di tutti. Certamente occorre voglia di imparare, tempo e pazienza, e soprattutto spogliarsi di quei pregiudizi che si ha nei confronti di questo mondo. Presenteremo i risultati di questi mesi. Belli, bellissimi. Qualche operazione ha influenzato più di altre il risultato fin qui ottenuto? Nessuna. Non abbiamo pescato il jolly e attraverso quel jolly andiamo a spacciare qualcosa che poi non è sostenibile. L'operazione che ha generato il miglior risultato ha prodotto l'1,7% con una media dell'1,1%. E che sottostanti vengono usati? Come ho detto prima, presentando la matrice, solo il DAS, e quindi solo le opzioni sul DAS. Accenno qualche perché. Le opzioni sul DAX sono fra le più liquide al mondo, e comunque fatta eccezione per i mercati americani, dove vivono di finanza e, diciamo, case finanza, ecco. Escludendo i mercati americani, quelle sul DAX
sono probabilmente fra le più liquidi al mondo. Il DAX è un indice total return e quindi quando vengono staccati i dividendi relativi alle azioni che lo compongono, non subisce degli effetti di gap, come invece accade per il nostro FTSE MIB. E questo rende più facile lo studio e più facili i calcoli. Poi la differenza fra una base e l'altra è di soli 50 tick, che a 13.000 significa lo 0,4%. E questo permette di mettere in pratica strategie più accurate. Poi cos'altro dire? Lo spread fra denaro e etera, sempre piuttosto contenuto, e permette di operare meglio, lasciando sul campo chiaramente meno tick. Ci può essere qualche eccezione su qualche, diciamo, opzione settimanale, magari su strike che non sono mai stati trattati, e allora magari qualche problemino ci può essere, ma comunque magari si tratta di perdere un tick, perché gli spread, cioè, sono sempre contenuti. Insomma, in questo percorso nessun clamoroso alcibali che viene dal famoso bar dello sport. Beh, la diligenza del buon padre di famiglia. Senza spaccare il cappello in quattro, a tali principi, quando investiamo, noi tutti dovremmo attenerci. E volendo un po' semplificare questo concetto, cosa dire? È un contenuto di contenuto, diciamo, indeterminato, che richiama alla condotta diligente di una persona che ha la responsabilità del suo assestamento e della conduzione di un nucleo familiare. Non dobbiamo scambiare il mercato come una bisca, come una sala giochi, e quindi anche i nostri soldi non dobbiamo investirli come se fossero in una sala giochi. E questo metodo, pur trattando derivati, di tale concetti tiene conto. Nella mia vita professionale ho visto troppe equity line da sogno, ma che riguardavano sempre il passato. Poi il futuro, invece, o perché o per come, molto spesso è stata tutta un'altra storia. Eccone una di equity line da fenomeni. Però io voglio dire questo: se io costruisco un backtest sul passato, dopo aver studiato il passato stesso, e poi applico i risultati di quello studio su quello stesso periodo, ma è ovvio che funziona. È un po' come giocare la schedina il lunedì. Prima guardo le partite e poi gioco il risultato. Ma se io studio il comportamento delle squadre di calcio e dopo gioco la schedina, prima che le partite si siano giocate, è tutta un'altra storia. E con l'Inter si perde sempre. Allora, ed allora, equity line con un backtest, non ne ho fatte. O meglio, non ve ne presento. Non avreste creduto. E molto probabilmente l'avreste confusa fra le altre. E va bene, ma cosa abbiamo ottenuto con questi principi, con queste strategie? Cominciamo a entrare nel vivo. Questo, quello che vedremo, è un'equity line onesta, un'equity line onesta, sincera, del presente e non del passato, che ognuno può verificare, è inattaccabile. Questo è il risultato di quanto abbiamo fatto e non di quanto potevamo fare, è frutto di quanto gli abbonati stanno imparando a fare in autonomia, piano piano, e le operazioni che lo hanno generato sono a disposizione, sempre verificabili in un estratto conto dedicato, in un foglio di Excel di una cartella di lavoro che si chiama Virtual Game, consultabile sempre dagli stessi abbonati quotidianamente. Quindi questa cartella Virtual Game, una cartella di lavoro di Excel, ha tanti fogli di lavoro che danno molte informazioni, poi qualcuna la vedremo anche, e gli utenti, gli abbonati, possono consultarla tutti i giorni. Chiaramente questa equity line tratta operazioni, solo operazioni chiuse. Un altro aspetto importante di qualsiasi investimento è la volatilità generata dall'investimento. Cioè, vale a dire, per realizzare un più 20, siamo mica passati da un meno 30 a un più 71? Ebbene, il risultato che vedete lo abbiamo ottenuto con una volatilità
praticamente niente, cioè si sale solo, siamo solo saliti. Andrà così anche in futuro, dicevo? E chi lo sa? Io non lo so proprio. Continueremo a applicare il metodo, certamente. E se però andasse meglio? Ma va bene, abbiamo ottenuto un bel risultato. Ma con che rischio? Usando una leva pazzesca, ed allora quel risultato sarebbe, diciamo, verrebbe fortemente ridimensionato. Neanche per idea. Contribuisce infatti a valorizzare ancora di più il risultato che in cui ho ottenuto questa slide, che esprime quanto del capitale iniziale dedicato a questo tipo di attività abbiamo utilizzato. Ebbene, come si può vedere, è facilmente intuibile, mediamente è stato utilizzato circa un terzo del capitale. Se vedete questa riga rossa, in rosso è la percentuale investita sul patrimonio, ma media, tenendo presente che è sempre il patrimonio medio iniziale. Se io considerassi invece quello acquisito, che è superiore, questa percentuale scenderebbe ancora di più. Questa salita di investimento è frutto di un long strangle che di lungo periodo, che vuole tentare di andare a sfruttare certi accadimenti e che abbiamo aperto proprio ieri e di cui parleremo dopo. Ma cosa facciamo di così tanto strano? Vediamo una sorta di diagramma di flusso molto banale, non è ambizioso, però a grandi linee vi fa capire come procediamo noi nell'operare. Partiamo dalla volatilità. È alta? Abbiamo due strade. Probabilmente se la volatilità è alta, le strategie migliori da mettere a mercato saranno l'Iron Condor e il Credit Spread. La probabilità di successo di queste due strategie, che non giudico io attraverso la mia pancia, ma attraverso quella matrice, ha almeno l'80-85% di probabilità di successo su una scadenza breve, perché io non voglio mettere in piedi un Iron Condor su marzo o su giugno del prossimo anno, come fa qualche operatore, e che mi obbliga per forza poi a intervenire. Io voglio cercare di mettere in piedi operazioni che poi non siano aggiustabili, che non si debba intervenire, che non si sia obbligati a intervenire nel limite del possibile. Ebbene, se la probabilità è superiore all'80-85%, si può andare a mercato, si può andare a mercato, perché bisogna tenere presente cosa abbiamo già a mercato, altrimenti si va al giorno dopo. Non bisogna rischiare, non bisogna andare in eccesso col rischio. La volatilità è bassa, abbiamo due strade. La volatilità è bassa, ma abbiamo uno spike di vola, vale a dire la volatilità applicata su una scadenza breve è molto più alta di quella applicata su una scadenza lunga, si può mettere in piedi un calendar. Ma molto probabilmente, se la volatilità è bassa, si potrà tentare di impostare un long strangle. E anche qui abbiamo due vie. Scegliamo una scadenza breve, se la probabilità è elevatissima, oltre il 90%, per breve intendo non meno del mese, una scadenza medio-lunga, se la probabilità di successo che mi comunica quella matrice, è inferiore al 90%. E comunque, in tutti i casi, se la probabilità di debordare e di avere successo di uno strangle che io ipotizzo prima di andare a mercato dovesse essere non superiore all'80-85%, non faccio nulla e vado al giorno dopo. Ogni volta prima di andare a mercato, principalmente dobbiamo ripercorrere questi passi. Io li ho numerati, ma diventano poi meccanici. Il primo passo è quello che consiste nell'analizzare il grafico del DAX e la sua volatilità, per renderci immediatamente conto della situazione. Se la vola è bassa, ci sono le condizioni per un long strangle, come detto prima. Se è alta, probabilmente per un Iron Condor o un Credit Spread. Una volta fatta questa analisi, vado sul mercato.
verifico cosa mi offre il market maker su varie scadenze e poi comincio con l'ipotesi. Prese le schermate dei prezzi del market maker sulle varie scadenze, provo a costruire uno strangolo, un iron condor, un credit spread. Calcolo i break even della struttura che ipotizzo, sia long strangle che iron condor che credit spread, e poi vado sulla matrice e verifico sulla matrice che probabilità di successo ha quella struttura che a me sembrava la più idonea per essere messa a mercato. L'ultimo passo è quello vado a mercato o non vado a mercato, quindi se la probabilità è buona posso andare a mercato. Con che size dipende da che probabilità si ha di avere successo, vale a dire se ho oltre il 90, a volte il 95% di probabilità posso rischiare di più, se invece ho l'80% devo rischiare di meno, perché se vado a perdere perdo con un capitale investito inferiore e se vado a guadagnare invece con un capitale investito superiore. E se non ci sono le condizioni, come ho detto nella slide prima, di fare né un long strangle né altra struttura, si passa un turno, non è obbligatorio andare a mercato. La borsa domani riapre lo stesso. Ora, percorriamo un'ipotesi. Siamo al 18 settembre, andando avanti con tutti i passi, scolasticamente. Siamo al 18 settembre, ultimo giorno del mese borsistico di settembre. Prima di guardare i prezzi delle opzioni, diamo un'occhiata alla volatilità. Allora, si dice che il mercato salga uno scalino alla volta, ma che poi scenda con l'ascensore. Per la vola, questo è il grafico relativo al 17 settembre, cioè noi siamo al 18 settembre, ma guardiamo il grafico del giorno prima. Per la vola, dicevo, è il contrario. Sale con l'ascensore e scende a gradini. Infatti, se noi vediamo, un primo gradino l'ha costruito fra aprile e maggio con volatilità fra 40 e 50. La rossa è la volatilità sul DAX e il blu sono le barre giornaliere del DAX. Un secondo scalino l'ha costruito un po' più lungo fra maggio e luglio con volatilità fra 30 e 45. Un terzo scalino, l'attuale, l'ha costruito fra da luglio ad oggi, ai giorni d'oggi, fra 23 e 32. Ora, noi dobbiamo vedere che cosa. Se è possibile cavalcare questa duplice possibilità. Cioè, vale a dire, noi abbiamo visto, no, torno un attimo indietro. Noi abbiamo visto che la volatilità si trova in un box. E vediamo che è in basso, qua in basso. Ora, cosa può accadere? Che la volatilità schizzi e si riporti verso alto, probabilmente facendo scendere pesantemente il mercato, oppure che rompa a ribasso, dando l'idea di un potente trend rialzista. Noi non lo sappiamo cosa. E quindi cerchiamo di cavalcare un long strangle. Secondo passo, andiamo sul mercato e guardiamo la griglia, ciò che offre il market maker. Dicevamo, siamo alla ricerca di che cosa? Della possibilità di mettere a mercato una strategia che ci permetta di guadagnare sia che va a rialzo sia che va a ribasso. E questa è il long strangle, struttura che è composta dall'acquisto contemporaneo di una call e di una put OTM. E con il DAX a 13.250, come vedete qua, la call deve avere una base superiore a 13.250 e la put invece deve avere una base o strike inferiore a 13.250. Proviamo a costruire quindi un'ipotesi con un long strangle. Ed ecco le basi prescelte. Allora, chiariamo un po' una cosa. Non ci siamo posizionati sui prezzi del 18 settembre per fare i fenomeni, far quadrare i conti e far tornare il famoso backtest. Anche perché, e come vedremo, questa operazione proprio non l'abbiamo fatta, quindi non è finita nell'equity line. Noi quando cerchiamo di mettere a mercato un long strangle, ci posizioniamo sempre
sui prezzi dell'ultimo venerdì del mese borsistico. Ma perché? Perché siamo a conoscenza di un movimento statistico, vale a dire, nelle prime due sedute del movimento del mese borsistico, il DAX si muove nel 70% dei casi in una direzione e o nell'altra di almeno l'1,5%. E questa oscillazione percentuale, quando entriamo a mercato con una probabilità come da regole, come da metodo, cioè vale a dire almeno l'80%, ci permette di chiudere in gain o almeno di proteggere seriamente la posizione. Terzo passo. L'abbiamo costruita l'ipotesi ed ecco cosa viene fuori. Compriamo la call 13.4 a 2.16 e la put 13.100 a 2.46 per un totale di 462 punti. Il passo 4 è quello di calcolare i break-even. Li calcoliamo e sono 13.862 come vedete nel quadrato verde e 12.7 violetto. 4,62 significa che per debordare dallo spot di 13,250 al rialzo deve fare il 4,62% oppure perdere il 4,62%. Alla scadenza del 16 ottobre, dal 18 settembre, giorno dal quale siamo partiti, mancano 20 sedute di borsa aperta. Questi due elementi, 20 sedute e 4,62, sono gli elementi che ci servono. Quindi non resta, quinto passo, di andare sulla matrice e verificare. Vediamo come. Ci posizioniamo nella colonna delle sedute, nel numero più prossimo alle 20, quindi c'è questo 21, e in alto nella riga delle percentuali, nella percentuale più prossima al 4,62. Cerchiamo l'incrocio fra riga e colonna e viene fuori che la probabilità di debordare di uno strangle composto da call 13.4 e put 13.100 con scadenza 20 sedute è del 65%. Per un nuovo strangle a lungo chiediamo almeno l'80% di probabilità, perché come ho detto prima non voglio intervenire, aggiustare e stare lì attaccato allo schermo tutto il giorno, ma per una breve, come è questo caso, chiediamo anche di più dell'80%. Se no i miei quattrini non li vedono. Questo perché se non partiamo col piede giusto, quindi almeno 80-85% di probabilità, un calo della volatilità ed il passare del tempo possono mettere velocemente in difficoltà un long strangle che ha un orizzonte di sedute. Ma è ovvio. Infatti, se di 20 sedute ne passano 5, praticamente una settimana, senza che sia accaduto nulla, e beh, 5 sedute su 20 è un quarto del tempo. E questo può far sì che la struttura sia seriamente danneggiata, specialmente se dovessimo anche assistere a un calo della volatilità. Mentre 5 sedute su una scadenza lunga, ad esempio giugno 2021, non dicono nulla, perché 5 sedute su 172, quante ne mancano da oggi, cioè dal 18 settembre alla scadenza, sono un'inerzia. E non sono in grado di creare chissà quale danno, almeno dal punto di vista, diciamo, del teta, che esprime, diciamo, di quanto perde il valore di un'azione al passare di una sola seduta. Quindi questa ipotesi di strangle è bocciata e non è andata a mercato. Ma così per gioco, vediamo cosa è accaduto. Allora, questo è il grafico di qualche seduta dopo. Eccola qua la barra successiva al 18 settembre. Situazione ideale, scrollata dell'indice con rialzo della vola. È proprio l'ideale. Forte movimento direzionale già lunedì e forte incremento della vola. Per l'esattezza mi sembra che abbia fatto meno 3 quel giorno. Ovviamente si raccoglie un profitto molto importante. E diciamo che questa non è proprio una rarità. Anche nel webinar del 24 febbraio, del 21 febbraio proponevo uno strangle con scadenza marzo, il 24 febbraio, pronti attenti via, il mercato crollava e quello strangle, diciamo, impostato il venerdì
procurava già nella prima parte della mattinata un 40-50%. Comunque, ancora qua è crollato, ma anche un movimento a rialzo superiore al più 1,5 non sarebbe stato certo da noi indesiderato. E vediamo le conseguenze sui prezzi delle opzioni. Siamo a 12,6. Sì? Scusi, posso interromperla giusto un attimo? Certo. Allora, la interrompo perché ho un po' di comunicazioni, cioè di richieste, quindi preferisco dare subito questa comunicazione di servizio. Abbiamo visto dal passo 1 al passo 6 molte delle cose che ci sono nel percorso didattico che abbiamo individuato con strategieinopzioni.it, ma mi chiedono anche il prezzo. Come, allora, io voglio essere molto chiara. Strategieinopzioni.it dura 6 mesi oppure 12 mesi, cioè un percorso didattico di studio che va su 6 mesi o su 12. Cosa costa le giornate di formazione? Cosa costano le settimane di formazione? Voi lo sapete benissimo. Qui non ci sono costi né di trasporto né costi vari di ristorazione, perché nessuno deve andare presso un'aula per andare a fare questo corso, ma con delle credenziali i nostri abbonati entrano nel sito e hanno a disposizione tutto il materiale didattico a qualsiasi ora del giorno. Cosa costano 6 mesi? Costano 180 euro IVA compresa. Cosa costa l'abbonamento a 12 mesi? Costa 300 euro IVA compresa. Quindi questi sono i nostri costi. Io sono molto orgogliosa perché ritengo che siano dei costi onesti e ripeto, non ci sono altri costi. 180 euro 6 mesi, 300 euro 12 mesi. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. E poi ultima cosa, poi le rilascio la parola. Questo webinar sarà registrato e sarà inviato a tutti gli iscritti a questo webinar. Grazie, mi scuso ancora e cedo la parola a lei, dottor Tarantini. Va bene, allora, vediamo le conseguenze sui prezzi delle opzioni. Il giorno dopo il mercato scende. Qua vediamo la griglia dei prezzi con il DAX a 12,690. Quindi meno 3,2. Certamente uno dirà, bravo furbo, si è andato a prendere il caso limite, ma se voi andate a vedere, ora magari anche con movimenti meno importanti, ce ne sono di queste situazioni, dopo nelle quali si va a chiudere il primo, secondo giorno di borsa successivo. Allora, 12,690 non è il minimo del giorno. È facile immaginare che l'utile sarebbe diventato molto consistente. Con il DAX a 12,690, non certo nella punta negativa della seduta, perché sono le 12,54 del lunedì, nel pomeriggio va a 12,503, quindi potete immaginare che prezzi più alti delle punte ci sarebbero avremmo trovato. Però qua voglio far vedere una situazione intermedia, dove uno vedendo un prezzo del genere va a chiudere, umanamente va a chiudere. Il long strangle valeva già col DAX a 12,690, 640 punti contro i 4,62. Beh, fate la differenza e la moltiplicazione, vedete che è roba da, insomma, mica da poco. Fra le altre cose, il venerdì della stessa settimana, se un pazzo avesse tenuto aperto questo strengo, il DAX era sceso a 12,341. Ora, se ho comprato una put base 13.100 a 12,3, minimo valeva 8,50. Quindi fate voi i conti. Chiaramente era da chiudere molto tempo prima del venerdì. Questa operazione però non l'abbiamo fatta, sia ben chiaro, perché non rispecchiava le nostre esigenze, ovvero almeno l'80% di probabilità di avere successo. Il fatto che si imposti in operazione solo col 70% non significa che si va a perdere, ma io voglio entrare a mercato con talmente tante probabilità di successo che non vado a chiudere probabilmente l'operazione in perdita, o che quantomeno non sono costretto a intervenire. Qualche volta sì, accadrà. Per adesso, in questi 4 mesi, è accaduto una volta che siamo intervenuti, ma non abbiamo mai perso nessuna struttura, perché abbiamo dosato col bilancino gli ingressi.
quando si entra con queste probabilità, altrimenti non entro. Cioè voglio fare non troppe operazioni. Allora, diciamo che il risultato di questo long strangle non è finito in una equity line farlocca, di quelle che si costruiscono con lo specchietto retrovisore. La nostra equity line infatti verrà implementata esclusivamente col risultato di operazioni che al momento della messa a mercato non era assolutamente noto. Altrimenti è troppo facile, infatti di equity line che poi non funzionano ne vediamo a iosa. Non è andato via lo schermo, però purtroppo anche questo è passato. Vediamo se c'è qualcosa di interessante invece che riguarda il futuro. Ripetendo i vari passaggi. Questo è il grafico del 13 ottobre. Questa è un'operazione che abbiamo fatto realmente ieri. Non ci crederete, ma l'abbiamo fatta davvero ieri. Gli abbonati possono confermare. Questo è il grafico del 13 ottobre relativo al DAX e alla sua vola. Allora, facile, come vedete, individuare la fase laterale del DAX. Fra la parte bassa di 12.000 di questo rettangolo nero e la sponda alta 13.4, a cui corrisponde una lateralità anche della volatilità fra 23 e 32. Allora, sia ben inteso che la vola, quando viaggia nella parte bassa del suo range, ancorché adesso è sopra, ancora sopra le medie storiche, questo è un momento adatto nel caso si voglia tentare di mettere a mercato un long strangle. Ed è un momento adatto anche quando ci troviamo con i mercati al top. Perché quando i mercati sono al top, magari di un triplo top, un doppio massimo, possono rompere e accelerare e dare un bel movimento, fare un bel movimento, oppure possono tornare respinti pesantemente indietro. Anche se noi non facciamo analisi tecnica. E questi sono i due rettangoli che descrivevo. Quella freccia nera è dove eravamo, dove vedevamo la volatilità il 13 ottobre. Per la cronaca oggi, guardate le barre di oggi. Crollo del mercato, meno 3 del DAX circa, e la volatilità che da 24 e rotti schizza di 5 punti. Tant'è vero che ha sfiorato i 30, non so se l'ha toccato i 30, ma 29,50 l'ho visto. Quindi si è riportata ancora una volta verso la parte alta del range, accompagnando la discesa del DAX. Noi non sappiamo dove andrà a parare il mercato. Non lo so assolutamente. Troppe variabili condizionano il mercato, che spesso è diventata indecifrabile. E quindi ci orientiamo sul long strangle, che va a sfruttare il movimento in una qualsiasi direzione. Del resto, abbiamo tanti temi davanti. Non so se oggi, domani, come c'era la riunione in Europa per i capi di governo che devono, fra una cartina e l'altra, decidere se dare corso a questo recovery plan, che chissà quando arriverà, a dosi modeste, come dare l'acqua, promettere l'acqua a qualcuno che è in mezzo al deserto che non ha nulla. Quando arrivi alla fine del deserto ti do l'acqua. Ecco, questo stanno discutendo praticamente questi signori in Europa. Comunque, a parte questo, questa piccola polemica, un altro evento che è nell'immediato è il 3 novembre, le elezioni del presidente USA. È sottovalutato, c'è il problema della Brexit, perché non hanno trovato un accordo ancora. Questi sono movimenti che possono generare, diciamo, un forte movimento o rialzista o ribassista. Allora, ma prima di tutto noi cerchiamo un long strangle, l'abbiamo detto. E il passo qual è? È quello di confrontare la volatilità implicita applicata dai market maker sulle varie scadenze e la probabilità di debordare. Volatilità implicita è quella applicata ai prezzi delle opzioni e quindi è ex ante, è quello che pensano che gli operatori possa accadere. Invece la volatilità storica è quella calcolata su dati che sono già passati, riguarda sempre il passato, quindi ex post. Ora, questa è una griglia, una griglietta, in cui ho elencato i prezzi delle opzioni, diciamo,
di alcuni strike molto vicini allo spot, perché se voglio fare un confronto omogeneo devo verificare la volatilità applicata a uno stress door. Che cos'è uno stress door? È l'insieme di una call e di una put che hanno strike il più vicino possibile al prezzo spot, nel nostro caso il 13.036. Perché devo fare questo confronto? La volatilità di cui si parla, che vi ho presentato nel grafico, riguarda l'insieme di scadenze brevi, ma è calcolata sempre non su opzioni distanti dallo spot, ma su opzioni at the money, vale a dire vicini allo spot. E quindi questo non ho fatto altro che mettere in una griglia, in un foglio di Excel. Ho calcolato quindi per le scadenze 18 dicembre, 19 marzo, giugno e settembre, ho rilevato i prezzi delle call e delle put, ho calcolato il prezzo totale, la distanza percentuale che deve compiere il mercato dallo spot per far debordare uno dei due break even, o a ribasso o a rialzo, la volatilità implicita derivante, come vedete, l'unica che si distanzia un po' quella sulla scadenza più breve, evidentemente le attese per novembre sono importanti, e qua invece viene fuori la probabilità rilevata sulla matrice per le varie scadenze. Allora, optiamo per la giugno, anche se non ha probabilità superiore all'80%, perché più andiamo in là nel tempo, maggiore certamente la probabilità, ma anche maggiore è il movimento percentuale necessario per andare in utile. Sulla settembre serviva un 16,46, non è che serva molto meno sulla giugno, però se non altro spendiamo un po' di meno. E quindi abbiamo optato per la giugno. Questa è la griglia, entriamo nello specifico adesso, relativa a giugno 2021. Puntiamo l'attenzione su due basi non troppo distanti dallo spot. Siamo a 13.034, quindi optiamo per una base di poco più di 300 punti sopra e una base di poco più di 300 punti sotto. Per l'esattezza 12.7 punti e 13.4 call. Ne esce questa struttura. Compriamo con le put 13.4 e 12.7 a 705,797. Spendiamo 1.502 punti, 7.500 euro praticamente. Abbiamo un teta di 3,6. Cosa vuol dire teta di meno 3,6? Che perdiamo 3,6 tick per ogni seduta che passa e nel primo periodo più o meno rimane uguale. Si modificherà man mano che passa il tempo. Abbiamo un vela di più 84. Cosa vuol dire? Che guadagniamo 84 tick per ogni punto in più di volatilità, ma perdiamo 84 tick per ogni punto in meno di volatilità. Di delta abbiamo 6,6, il delta viene raffigurato anche come la greca delle greche e ci dice che essendo più 6,6, per un movimento a rialzo di 100 punti la struttura ne guadagnerà 6,6. Per un movimento a ribasso, ad altre condizioni mutate, ne perderà invece 6,6. Questa è la distanza dallo spot, vale a dire, ripeto ancora una volta, quanto deve percorrere a rialzo o a ribasso il mercato partendo da 13.036 per fare debordare uno dei due nostri break-even, che sono 14.9 e 11.2 circa. Alla scadenza del 18 giugno mancano 172 sedute di borsa aperta. Quindi adesso andremo nella matrice a ricontrollare un'altra volta e gli elementi che ci servono sono 172 sedute alla scadenza e 14.31. Questa è la matrice e non resta che verificare. 172 sedute, quindi mi vado a collocarmi nella colonna relativa alle sedute, ribadisco, di sedute di borsa aperta, nel numero più vicino, quindi fra 150 e 200, vado a cercare la percentuale più prossima a quel 14,3 e cerco la probabilità.
e come si può facilmente capire, la probabilità è circa il 75%. Diciamo che questa ipotesi merita un 6,5. Non me la sento di assegnare un 8, perché la probabilità è borderline, anche se la scadenza è lunga. E siamo andati realmente a mercato, abbiamo comprato quei due contratti ieri, come tutti gli abbonati possono confermare. E questo è il nostro artigianale piano di battaglia, costruito su Excel, e uno di quei fogli di lavoro contenuti nella cartella Virtual Gain. Praticamente ci siamo costruiti questo foglio con una performance a rialzo, una performance potenziale a ribasso del DAX, abbiamo tracciato delle righe. Ma cosa sono queste righe? La riga rossa è tracciata sul livello del nostro break-even, che era attorno a 14 eroti, adesso non ricordo, 14, a 14,918 mi sembra, sì. La riga rossa inferiore invece è posta sul break-even inferiore, attorno a 11,2, e poi abbiamo due righette celesti che ci dicono i livelli che il DAX dovrebbe raggiungere con una probabilità del 90% entro il 20 gennaio, e sono circa 14.000 e circa 12.100. Livelli che, se raggiunti, manderebbero in gain la struttura, il nostro long strangle, anche senza debordare. Quelle barre nere invece rappresentano i movimenti daily del DAX. Allora, perché sufficienti nonostante non si raggiunga il break even? Perché un'opzione può perdere tutto il suo valore solo il giorno della scadenza, esprimendo quindi valore tempo anche se la direzione del mercato è contraria. D'altronde, anche l'opzione a favore del trend esprime prima della scadenza valore tempo, e non solo valore intrinseco. Per cui, prima della scadenza, un movimento serio come quello atteso entro il 20 gennaio, evidenziato da queste parallele celesti, e che ha una probabilità di accadere del 90%, sarà in grado di mandare in gain l'intera struttura. Ma precisiamo il valore intrinseco e facciamo un esempio banale. Oggi la put 12,7 che abbiamo comprato ieri vale circa 1.000. Con il DAX a 12,6, il valore intrinseco di questa put 12,7 è di 100 punti, che è costituito appunto dalla differenza fra la base della put acquistata 12,7 e il valore spot del DAX, che era 12,6, quindi solo 100 punti. Tutto l'altro valore, gli altri 900 punti, sono valore tempo. È per questo motivo che è chiaramente più si avvicina alla scadenza, e più questo valore tempo va a deteriorarsi, il famoso teta. Ma entro il 20 gennaio dovessimo assistere a un movimento evidenziato da quelle parallele celesti, l'intera struttura andrà inutile. Poi in futuro, con un articolo di follow up, aggiorneremo sull'esito di questa operazione. Ora non resta che attendere. Potremo proteggerci con piccole strutture scadenti a brevissimo, prima del 3 novembre. Ma possiamo anche aspettare gli eventi. Al 3 novembre infatti mancano 20 sedute circa. E come abbiamo visto, il teta è di 3,6 punti. Quindi 3,6 per 20 sono circa 70-80 punti. Quindi il dolore è di un'ottantina di punti. Vedremo se domani o dopo il mercato ci offrirà una succulenta occasione di copertura. A breve, altrimenti possiamo anche aspettare. Abbiamo visto che con una probabilità del 90%, ripeto, il DAX potrebbe toccare uno oppure tutti e due i livelli di 13,885 e 12,187 entro il 20 gennaio, quelle righe celesti, sufficienti a far debordare, a far andare inutile il gain, pur se, in gain la struttura pur senza debordare. Di qui al 20 gennaio ci saranno parecchi accadimenti che potrebbero influenzare pesantemente i mercati in una direzione o nell'altra. Alcuni l'ho accennato, i principali, ma anche il Covid potrebbe condizionare pesantemente.
ma se qualcuno la sfera, tutto quanto abbiamo visto in queste 29 slide non serve. Io qui ho terminato, sono a disposizione, ringrazio tutti per la partecipazione, sono a disposizione per eventuali chiarimenti sia in diretta adesso, sia attraverso mail, attraverso o il tramite della Trading Glider. Se ci sono domande. Allora, dottor Tarantini, io la ringrazio molto e do di nuovo la comunicazione di servizio, cioè questo webinar verrà inviato a tutti i partecipanti, verrà inserito nel sito strategieinopzioni.it nell'area della didattica gratuita, quindi volendolo rivedere, non state lì a diventare matti nella mail se non lo trovate, ma potete ritrovarlo nel sito strategieinopzioni.it, area didattica gratuita. Ribadisco, noi abbiamo creato questo percorso che dura didattico, quindi una formazione, che dura 6 mesi o 12 mesi. 6 mesi costano 180 euro IVA compresa, 12 mesi costano 300 euro IVA compresa. Qui non ci sono costi di trasferta, costi di ristorazione, ognuno sta tranquillamente dietro il proprio PC e avrà a disposizione con le credenziali un'area del sito piena di materiale didattico. Io penso che una formazione così, anche la matrice, il giornale di bordo, i tutorial, quello che il dottor Tarantini sta facendo per strategieinopzioni.it sia veramente una formazione molto molto ricca. Ringrazio naturalmente tutti voi riceverete questo webinar, però dottor Tarantini è arrivata una domanda adesso e ci tengo due domande. Allora, la prima è: cosa intende per succulenta occasione di copertura? E l'altra, il capitale che serve? Necessario 30.000 euro o bastano 10.000 euro? Ti lascio la parola. Allora, il capitale uno lo dimensiona secondo le proprie tasche. Io ho messo 30.000 euro non perché servano 30.000 euro, per dare un'idea. Quanto investo? Cioè per avere un numero su cui fare dei calcoli non servono 30.000 euro. Tant'è vero che, a parte ieri, che abbiamo investito, abbiamo replicato un long strangle di giugno, ma uno lo avevamo in pancia, non abbiamo passato mai nella punta, mi sembra, il 46-47% degli investimenti, del capitale disponibile. Quindi non abbiamo mai investito più di 14.000 euro, cioè, quindi non sono somme, diciamo, esagerate. Ecco. E mediamente ne abbiamo investiti in medio di meno di 11.000. Chiaramente, se uno vuole partire con 10.000 euro, deve stare attento ad usare le operazioni. Cioè, se uno parte con 10.000 euro e li investe tutti in un long strangle di lunga scadenza, può andar bene, ma è fortemente condizionato dall'esito di quell'investimento, ecco. Quindi magari è meglio lasciar perdere, diciamo, un orizzonte temporale così lungo, accorciare un po' la scadenza quando e se il mercato ci darà l'occasione, e anche 10.000 euro sono sufficienti, non serve avere grandi capitali, anche perché noi abbiamo messo in piedi dei credit spread con due contratti, cioè uno, tre. Cioè, quindi, se uno, anziché fare un credit spread con tre contratti, lo fa con uno solo, ed ecco lì che ridimensiona fortemente il capitale investito. Cioè, non dobbiamo avere l'ansia, oltretutto, di dire: accidenti, ho investito tutto, sono messo male. No, bisogna dimensionarlo bene, e comunque attraverso magari una mail diretta si può vedere il caso specifico. Ecco. L'altra domanda invece è: cosa intendo per cosa intende per succulenta di copertura? Facciamo un esempio. Oggi il mercato ha schioccato un bel meno 3 in mezzo ai denti. Noi siamo posizionati con un long strangle giugno.
Un long estraneo giugno, come ho detto nel webinar, come ho detto agli abbonati, ma ripetutamente, ha la necessità per andare, per vedere un minimo di utile sostanzioso di un movimento che non può essere dell'1, del 2, del 3, un movimento superiore. Però noi abbiamo pagato, mi sembra, 700 erotti la call, 700 la call e 800 la put. Ecco, la put oggi vale 1000 e la call si è ridimensionata ovviamente perché il mercato è sceso. Mettiamo che domani il mercato nelle prossime sedute riperda un 2-3%. Andremo ad avere inutile, perché oggi la struttura era inutile, magari di 30-40 tick, ma era inutile, non è che era in perdita. Andremo ad avere magari una put che vale 1100 o anche di più, o anche 1200. Perché noi oggi siamo arrivati già sulla base della put comprata. Abbiamo comprato la put 12,7, il mercato oggi ha fatto 12,6. Se dovesse scendere, il delta di questa put è già oltre 50. Significa che ogni 200 punti che perde il mercato, la put ne recupera 100. Quindi qualora ci dovesse essere un'ulteriore discesa del mercato, cosa posso fare? Ho diversi possibilità di agire. Vado a vendere una put, quindi stessa direzione, molto distante, e posso utilizzare due scadenze, o la stessa di quella comprata, e quindi magari il nostro break even di giugno era, quanto era, 11,2, non me lo ricordo, vendere una 11,2, una 11,000 che nel frattempo si è apprezzata, quindi abbattendo fortemente il valore di carico. Oppure posso vendere una put che ha una durata inferiore e che quindi si logora prima, diciamo novembre o dicembre, e basi 11,2, 11,3, 11,4, ecco, attorno a quelle basi lì, di modo che se il mercato continua a viaggiare a rotta di collo giù, si apprezzerà certamente di più la nostra, che ha uno strike molto più alto di quella venduta. E quella venduta ha il tempo che scorre più velocemente di quella invece che abbiamo comprata. Tradotto, potrei vendere una 11,000, una 11,2. Non scherziamo, siamo a 12,7, ancora 12,6, 12,7. Scadenza non lontana. Io, a differenza di altri operatori delle opzioni, quando cerco le protezioni, non le cerco lontanissime. Perché non voglio rimanere lì poi ad aggiustare, contraggiustare con questi bei grafici di payoff che fanno vedere, insomma, sembra tutto facile, no? Ecco, io voglio una copertura che si logori alla svelta e che quindi abbia un tetto aggressivo. E per avere una copertura con un tetto aggressivo devo scegliere una scadenza breve. Mi accontento di quello, ma so che poi non ce l'ho più fra i piedi. E nel frattempo rimango con la mia struttura long. Mi spiego meglio con un esempio. Noi abbiamo visto che il teta della nostra struttura è di 3,6 punti. In un mese composto di 30 giorni, quanto possiamo perdere? 100 punti, 110 punti. Quindi se io dalla copertura vado a recuperare più di questi 110 punti, è passato il tempo, ho ridotto il valore di carico della mia struttura long, e non ho perso, e magari mi è rimasta anche qualcosa in pancia. Oggi, con una volatilità che è schizzata da 24 a 29, le put, specialmente OTM, insomma, si vendono bene, se si comprano male, ma si vendono bene. Però non basta un giorno così per farmi muovere, anche perché l'intento di questo strangle di ieri, non volendo, l'avevo spiegato in un articolo dedicato agli abbonati, non è che ho scelto il 14 ottobre a caso. 14 ottobre sì, è venuto a caso, ma perché la volatilità si era appoggiata sulla parte bassa di quel box e quindi ho ritenuto opportuno andare a comprare un long strangle quando la volatilità era scesa. Siccome le attese sono per il 3 novembre, perché io non vorrei che vengano fuori sorprese che il mercato non si aspetta, e allora potremo assistere a movimenti veramente importanti o da una parte o dall'altra, e quindi se non sono obbligato non mi vado a proteggere, oppure faccio cose
metto in piedi protezioni che scadano prima del 3 novembre, magari giusto poca roba, ecco. Ma se non sono obbligato, oggi come oggi, non faccio nulla. Le occasioni succulente sono se domani fa meno 3. Allora mi tappo il naso e mi proteggo. Cioè non si scappa. Se domani fa meno 3 con la vola che risale, mi proteggo. Dal lato Putin mi vado a proteggere. Perché non vorrei assistere poi a una ripresa del mercato e magari mi è passato sotto il naso quel potenziale utile e non l'ho colto, ecco. Il nostro risultato è fatto di mattoni, uno alla volta, non di colpi di genio o di jolly, ecco. Quindi anche questo strangle va inserito in quel contesto, ecco. Non so se mi sono spiegato o se l'utente ha capito cosa intendevo dire, ecco. Ecco, allora c'è un'altra domanda alla quale rispondo io. Ecco, l'utente, che è una signora, e sono contenta che ci sia una signora, ce n'è più di una fra i nostri partecipanti, la ringrazia e dice che è stato chiarissimo, quindi grazie, grazie mille. C'è un'ultima domanda, dicevo, alla quale rispondo io, ma poi se vuole aggiungere qualcosa, dottor Tarantini, la prego, aggiunga pure. Allora, questo nostro utente ci chiede, nei 300 euro è compresa solo la long strangle o si partecipa a tutte le operazioni con la vola alta o la vola bassa? Allora, io voglio chiarire un concetto. Questo non è un servizio di segnali in opzioni. Questo è un percorso di formazione. Quindi noi non diamo segnali, assolutamente no. Non è previsto, non è consentito. Noi non diamo segnali, è un percorso di formazione che può durare 6 o 12 mesi e accedendo a questo percorso di formazione si ha nel sito, si ha tutto il materiale didattico e quindi si vedono tutte le analisi che il dottor Tarantini ci prepara, ci fa vedere, ci aiuta a comprendere, ma è tutto dentro nel sito e si tratta di formazione. Ci sono due webinar al mese, ci sono articoli, ci sono video tutorial, ma parliamo di formazione, non è... Posso aggiungere una cosa? Assolutamente sì, la prego. Allora, la domanda è pertinente, mi è piaciuta. Allora, con il sito cos'è che facciamo? Illustriamo quelle che potrebbero essere le operazioni ideali, no, da mettere a mercato. Ad esempio, ieri ho proposto... Ho detto, secondo la mia opinione, secondo il metodo, sarebbe possibile, potenzialmente, sarebbe potenziale fare un long strangle con scadenza a giugno per una serie di... Dottor Tarantini, scusi, la interrompo. Mi chiedono se è possibile vedere il sito. Lei riesce a farlo vedere? Così ci dà la risposta mentre vediamo anche il sito? Va bene, mi collego, aspetti. Se riesce, se può farlo. Io purtroppo da qui... Allora andiamo su. Ecco, non sono più buono a scrivere. Ecco. Eccolo là. Grazie. Così la sentiamo mentre risponde e vediamo allora, anche. Questa è... Allora, io propongo, ho proposto un long strangle con delle basi, però mi riaggancio a ciò che ha detto, a ciò che ha chiesto un utente precedente, quanto capitale serve. Chiaramente uno poi potrà fare o non fare un'operazione di questo genere, cogliere gli spunti dell'articolo e non farla, ma se lo studia, se lo prende per buono, oppure mettere in pratica, mettere in atto una call 13.5 e una put 12.6, oppure utilizzare un'altra scadenza. Non è un segnale, non è un sito di segnali, magari, ecco, ma non si può fare. È un sito che aiuta a comprendere come ragionare, come mettere a mercato le varie operazioni, come utilizzare la matrice, e in più ogni tanto fornisco dati statistici che, diciamo, sono veramente carini. Ad esempio, in settimana, domani no perché sono esausto dal webinar, però la prossima settimana, lunedì o martedì, farò un articolo dedicato all'ultimo trimestre del DAX, con una tabella che ci avrà 15 colonne, 30 righe, insomma, con una serie di dati statistici. E uno li può utilizzare, perché tanto non sappiamo dove andrà il mercato, non lo sa nessuno. E quindi insegno
a utilizzare l'evolversi del mercato attraverso una lettura statistica che chiunque, una volta in possesso di queste conoscenze, può fare. A prescindere che sia io, ma se un utente qualsiasi si fosse presentato sul mercato il 14 ottobre e avesse condotto l'analisi come il metodo suggerisce, sarebbe arrivato agli stessi risultati. Magari anziché aprire un'opzione, uno strangle su giugno, apriva uno strangle su settembre. E poi aggiungo ancora una cosa, non è che si partecipa solo al suggerimento di operazioni che contemplano la messa a mercato di un long strangle, ma anche di credit spread, iron condor, calendar, cioè è la matrice che guida. Io faccio un'ipotesi, dovete abituarvi ad avere questa matrice davanti sulla scrivania, ve la stampate e ve la plasticate. Poi qualsiasi operazione che avete in mente, l'andate a verificare sulla matrice. Se vi restituisce l'80% di probabilità, potete andare a mercato. Altrimenti no, altrimenti non ci andate. Ecco, ma chiunque può fare quel ragionamento. Io vi insegno ad utilizzare i dati statistici. Ma una volta imparati i dati statistici, imparata la matrice, una volta che avete imparato ad usarla, un autonomo può fare le operazioni che crede. C'è un utente, credo che sia in linea, non faccio il nome, ma so che quello strangle del 16 settembre che ho proposto prima, quello l'iniziale, quello che noi non abbiamo messo a mercato, l'ha messo a mercato e ha guadagnato dopo un'ora il 20% su quello strangle. Io non l'ho fatto, però evidentemente ha ritenuto che le probabilità di successo di un solo 65% potessero soddisfare le sue esigenze. Non siamo tutti uguali, ecco. Io dico di entrare con almeno l'80-85%, di modo che difficilmente siamo poi, andiamo in ansia, ecco, difficilmente, oddio, scorre il tempo, non è successo niente, dobbiamo stopparci. In 4 mesi abbiamo aggiustato una sola operazione, ma perché? Perché siamo entrati con l'80-85% almeno di probabilità di successo, qualche volta addirittura di più. Quindi è questo un po' il metodo, non è un metodo solo long strangle, non vi dovete far ingannare dal titolo, metodo long strangle. Se si può, la strategia principale è long strangle, ma se la volatilità è alta o non faccio nulla, aspettando un mese, due, tre, quattro, cinque, sei, che la volatilità si riporti verso le sue medie, altrimenti posso mettere in piedi altre operazioni che vengono suggerite via via. È come un po' l'Iron Condor e il Credit Spread. Tanti, c'è chi ha scritto anche un libro sull'Iron Condor, utilizzando scadenze di 6 mesi, un anno e mezzo. Io sono in totale disaccordo, do la mia versione, uno in paper verifica quelle che sono le potenzialità e poi decide se dare retta o non dare retta a un certo tipo di percorso, se seguirlo oppure se abbandonarlo. Quella equity line è un'equity line costruita sulle ipotesi che io ho fatto. Cioè, ma ricordiamoci, come ha detto la dottoressa Boso, che questo è un sito di didattica applicata. Cioè, non è un sito di segnali. Cioè, se no non servirebbero tutti questi articoli. Guardate bene che scrivere un articolo mi comporta, insomma, dei sacrifici di tempo, insomma, devo stare molto attento a quello che scrivo, fare 1000 verifiche, eccetera. Mentre invece dire compra qua e vendi là sarebbe per me molto disbrigativo. Un SMS ha risolto il problema. Cioè, impegno zero, impegno modesto. Una volta che l'ho deciso, non devo anche motivare il perché. Invece tutte le volte mi sforzo di motivare il perché, sperando di essere esauriente. Bene, allora, intanto le dico che l'utente che lei ha citato era in linea. Ed è mandato un bel sorrisino dicendo sì, sono in linea, quindi sono molto contenta. Esatto. E poi un'ultima domanda: le strategie che farà Tarantini durante il corso con tutti gli aggiustamenti sono consultabili? Sì, è tutto consultabile per i nostri abbonati. E come diceva il dottor Tarantini, chi entra oggi vede anche il passato. Bravissimo, stavo per aggiungerlo. Chi arriva anche oggi potrà vedere anche tutto quello che il dottor Tarantini ha fatto nei mesi precedenti.
Quindi veramente è una formazione di alto livello, di grande spessore e ci tengo molto. Prima ha detto una cosa serissima, fare i segnali e farli bene richiede molto tempo, ma fare formazione e farla bene, prestare molta attenzione, richiede uno sforzo veramente. Io lo so perché faccio libri da 20 anni e quindi so che cosa vuol dire fare libri, fare didattica, fare cultura finanziaria. So che questo è un percorso didattico molto importante. Io la ringrazio di nuovo, dottor Zarantini, ringrazio tutti voi Ringrazio che tutti. siete stati con noi. Arrivederci, buonasera. Arrivederci, buonasera a tutti.